Lento ma inesorabile procede il progetto di soppressione delle province, ma si continua a studiare anche l'ipotesi di creazione delle macro aree che in Puglia potrebbe portare alla costituzione del cosiddetto Grande Salento. Antonio Gnoni. Pur tra mille incertezze, avanza l'iter legislativo che dovrebbe portare alla soppressione delle province. Tanti ancora gli interrogativi sul destino di dipendenti ed amministratori degli enti provinciali e sulla redistribuzione dei poteri tra comuni e regioni. L'unica certezza è che il 30 giugno tutti gli eletti decadranno. Al loro posto, presidente e consiglio nominati dall'Assemblea dei sindaci. Nuove figure con pochi poteri e scarse competenze. Ma al Ministero agli Affari Regionali si lavora anche su un nuovo progetto. Allo studio la costituzione di 36 nuove piattaforme regionali. In Puglia, ad esempio, se la proposta fosse accolta, rimarrebbero tre macroaree: Foggia, Bari ed il Salento, in pratica Lecce, Brindisi e Taranto insieme. La base di lavoro è quella fornita da uno studio della Società Geografica Italiana che propone dipartimenti territoriali più omogenei per radici storiche ed economiche. L'obiettivo è quello di avere uno Stato nuovo, snello, virtuoso, che consenta di poter superare questa fase di grande crisi che sta vivendo il nostro paese. Ieri a Roma, presso il Ministero agli Affari Regionali, si è svolta la riunione del tavolo di lavoro per la riforma istituzionale e territoriale, l'ennesimo passo in avanti verso un progetto che cresce. Quello che noi ci siamo prefissati come MIR, grazie anche all'impegno del sottosegretario Walter Ferrazza, è che queste nuove regioni possano avere, prima di ogni cosa, un'autonomia molto forte ed essere considerate di fatto delle regioni a statuto speciale, che possano investire le risorse dopo aver eliminato tutti gli sprechi proprio per poter rilanciare questi territori.